Amiche e amici di girwebtv.it, siamo in compagnia del professor Rosario Quaranta, con cui chiacchiereremo a proposito del convento del Fullonese, un monumento storico a cui abbiamo già dedicato un servizio che ha avuto una vasta eco, in cui abbiamo richiamato anche una serie di interventi precedenti a cura di storici e di giornalisti sul degrado del convento. Abbiamo l'impressione che a volte si distrugga ciò che non si conosce, ciò che non si apprezza. E proprio per ovviare a questo problema, per darci un minimo di storia, perché chiaramente ci sarebbe da parlare per ore su un monumento del genere, abbiamo deciso di chiedere lumi al professor Rosario Quaranta, uno dei maggiori storici di Grottaglie, che ci tratteggerà appunto un po' di storia e di aneddoti relativi al convento. Intanto benvenuto al professor Rosario Quaranta e grazie per l'accoglienza. Grazie, grazie anche a tutti gli amici. Beh, effettivamente ci vorrebbe molto tempo per sviluppare tante considerazioni, però cercherò di essere, ecco, sintetico al massimo. E lo stato dell'immobile del convento è sotto gli occhi di tutti, se ne è parlato già da tanti anni. Credo non sia il caso di tornare su questo argomento, anche perché le lamentazioni vanno bene, però poi c'è anche il momento di una riflessione più attenta e di una comprensione più larga, più vasta, globale, magari, del problema. Io, per quanto mi compete, tratteggerò soltanto qualche dato che riguarda la storia dell'immobile e del sito in cui si trova, nella comprensione che è stata fatta anche successivamente, quindi dalla fine del Cinquecento fino ai giorni nostri. Un immobile, va subito detto, grandissimo, che ha ospitato, come già un po' sappiamo, per diversi secoli, quindi dalla fine del Cinquecento fino al 1860, 65, 66, quando poi c'è stata la seconda soppressione religiosa, e nella quale vennero soppressi anche i padri cappuccini. Qual è la differenza? Allora, i vari ordini religiosi, la maggior parte vennero soppressi nel 1809, è il caso a Grottaglie dei Paolotti e dei Carmelitani. I cappuccini invece non vennero soppressi con questo editto di Giuseppe Napoleone Bonaparte, ma successivamente, cioè al compimento dell'unità italiana. Quindi i cappuccini, per la verità, sono rimasti Grottaglie più a lungo degli altri ordini religiosi, cioè dei Carmelitani e dei Paolotti, e solo nel 1866 andarono via dal convento, abbandonandolo, che entrò ovviamente nella proprietà del demanio del fondo ecclesiastico, che a sua volta concesse tutto l'immobile al comune, come avvenne in tutti gli altri comuni. Quindi a Grottaglie l'immobile passò, questo grande e grandioso immobile, passò nella proprietà del comune di Grottaglie, che, ecco, anche in momenti di ristrettezza, come potevano essere, come lo erano effettivamente quelli immediatamente successivi all'Unità d'Italia, trovarono però, ecco, questa è una cosa importante, il modo di utilizzare e di valorizzare l'immobile. Abbiamo un'idea di quale fosse la capienza del convento, quante persone potesse ospitare nel suo periodo di massimo fulgore, come si vuol dire? Allora, nel Settecento, all'inizio del Settecento, uno storico cappuccino, il padre Filippo Bernardi, in una sua opera che descriveva lo stato della provincia dei conventi pugliesi, i cappuccini, parlava del convento di Grottaglie come di un convento di medie proporzioni, e con una ventina tra religiosi e, diciamo, oblati che vivevano nel convento. Ovviamente questo vuol dire che all'impianto settecentesco venne aggiunto nell'Ottocento, e quindi anche successivamente, subito dopo la italiana, vennero annessi altri locali costruiti al di sopra, per cui abbiamo effettivamente un edificio a diversi piani, se ne contano anche fino a tre. Quindi i piani superiori, per intenderci quelli dove vi sono anche questi grandi cameroni, sono più recenti rispetto al resto. Comunque è un complesso abbastanza notevole che ha avuto la sua incidenza in Grottaglie. I cappuccini poi tradizionalmente sono religiosi molto amati dalla popolazione,
Basterà ricordare, insomma, fra Cristoforo, no? Di manzoniana memoria, ecco, è quel ramo religioso molto, che, a cui molto affettuosamente la popolazione, diciamo, si rivolge. I Grottari quindi hanno operato per tantissimo tempo. Poi però le vicende, dicevamo, sono precipitate, però il comune di Grottari, diciamo anche se con difficoltà, trovò una utilizzazione ottimale per questo convento, cioè propose, anzi venne per la verità richiesto dalla provincia di Taranto di allora, che ovviamente comprendeva non soltanto Lecce ma Brindisi e Taranto, di poter utilizzare quell'immobile come un ospizio per anziani, malati, vagabondi, eccetera. È un'opera quindi umanitaria, filantropica, e quindi Grottaglie accondiscese volentieri, anche perché il segreto per poter tutelare un immobile, credo che tutti lo abbiano compreso, è quello di utilizzarlo. Di tenerlo vivo. Tenerlo vivo. E meglio ancora se per cause di carattere sociale, come in questo, come nella nostra circostanza. E così andò. Quindi la deputazione di Terra d'Otranto prese quindi il convento dei Cappuccini, diciamo, quasi in gestione, anche se poi gli amministratori erano quasi tutti grottagliesi, e questa opera benefica dal 1872 fino praticamente agli anni 80 del secolo scorso ha avuto una lunga storia, lunga vita. Abbiamo testimonianze di autori grottagliesi e non che parlano appunto della bellezza dei luoghi in cui il convento è ospitato. Sì. E io approfitto anche di questa occasione per rivolgere a qualcuno che ha curiosità di vedere queste cose belle, di fare comunque una capatina, al di là dello scempio, vabbè, che si potrà osservare. Fortunatamente è ancora bello vedere la gravina del Fulonese dominata da questo edificio, in un sito, come si diceva prima, veramente di una suggestione unica. Pensare che il più grande umanista tarantino, quindi della nostra zona, Giovan Giovane, uno scrittore forbitissimo, che scrisse tra l'altro la storia di Taranto in un latino decorosissimo e preziosissimo, De varia et antiquitate tarentinorum fortuna, e non manca di parlare di questo sito a proposito del fatto che Monsignor Brancaccio, così famoso nella storia di Taranto, che aveva anche una predilezione particolare per Grottaglie, favorì proprio il trasferimento dei padri Cappuccini da una sede precedente che avevano nel territorio grottagliese, nella zona dell'Imburlacchia, però una zona praticamente costellata di grotte, favorì il passaggio proprio nel sito che noi conosciamo, appunto del Fullonese. E il bravissimo, il dotto, quindi Giovan Giovane, descrive, dice: c'è una valle aprica, la valle sta per Lama, la Lama del Fullonese, una valle aprica nei pressi di Grottaglie, dove la vegetazione lussureggiante sembra sempre, quasi sempre, un'eterna primavera, bellissima, e fa una descrizione quasi poetica del sito, laddove si sono introdotti i padri Cappuccini, persone di aspra vita e di ammirevole esercizio di virtù. E qui c'è quella descrizione, ed è il primo, la prima descrizione, che io chiaramente non leggo tutta. Poi nel prosieguo della storia io voglio ricordare invece qui un personaggio grottagliese, Giuseppe Battista. Giuseppe Battista, sappiamo, è il più grande poeta di Grottaglie, è anche uno dei più rappresentativi della storia letteraria barocca italiana, un marinista affermatissimo, la bibliografia è sterminata su questo personaggio, visse quasi sempre a Napoli, ma da Napoli pensava a Grottaglie. In un suo sonetto fa un riferimento probabilmente proprio anche al convento dei Cappuccini, al chiostro, e quando appunto termina le sue riflessioni relative a un suo vagheggiato ritorno in paese, conclude così il suo sonetto: ecco di tufi infranti il picciol chiostro dov'io per fabbricar metri eruditi sparsi a note latine il primo inchiostro. Cioè ricorda gli anni della sua fanciullezza, quando venne, diciamo, portato avanti nello studio delle lettere, probabilmente da questi religiosi, in questo picciol chiostro
che oggi purtroppo... Ringraziamo il professor Rosario Quaranta per la dottissima dissertazione. Cari amici, purtroppo il tempo è tiranno, altrimenti ci sarebbe da parlare e da ascoltare per tantissimo. Intanto, sicuramente anche a nome vostro, ringrazio il professor Rosario Quaranta per la sua disponibilità e per la sua simpatia. Grazie professore. Grazie a voi e speriamo bene per il convento dei Cappuccini di Grottaglie.